cioè, c'era questa federazione che faceva le gare e facevano i test del poligrafo, ancorine, con test UADA ufficiale, anche molto costoso, all'epoca, se non mi sbaglio, costava 400 euro, e più test del poligrafo. In occasione di una gara italiana che dovevamo fare, essendo io amico di Ceccarelli, anche perché collaboravo con la sua rivista, no? Che si ricorda, ho messo anche ieri delle foto della rivista Olimpia News. Di punto in bianco mi chiese, guarda Matti, stiamo facendo la gara, faremo dei test, se vuoi te ne offro uno io, a mie spese, vieni qua, lo facciamo subito, però immediatamente. Quindi è un test a sorpresa, nel senso che non è che mi è stato detto 6 mesi prima, vieni a fare il test, uno eventualmente si può preparare, sospende tutto, sapete come si può fare, no? Per passare il test di doping, in teoria ci sono anche i sistemi per farlo. Quindi testa sorpresa, vieni a fare, te lo offro io, che cosa vuoi fare? Io immediatamente ho detto, ma certo vengo, ovviamente non avendo nulla da nascondere, tra l'altro era un periodo che comunque era, comunque la mia forma era sempre più o meno quella che vedete adesso, ma anche allora ero molto, c'erano anche foto dell'epoca, ero messo benissimo, quindi quelli che dicevano che ero dopato potevano dire, beh, è nel pieno del doping, perché guardate com'è messo. Io in questa situazione ho detto, vengo subito, arrivo, ho detto, master, vieni, sì, arrivo, boom. A me un giorno mi hanno chiamato che il test è tempo al poligrafo, ma è arrivato boom, subito, cioè subito. E in una situazione d'ansia collaborava con una rivista che si chiamava Eroi Mascherati. Allora ho detto, passi quelle parti, se per caso mi offri un caffè. No, io ti offro un poligrafo, che costava ai tempi 400 mila euro, no? Sempre formato, sempre formissimo, non come adesso che sono più alto. E sono arrivato, boom, per questo che Momo, perché non sapeva la lingua, e sono dopati, dopati. Vabbè, dai, ci gioca, perché a quanto pare sennò poi si diventa bulli. Diamo un po' di roba all'ufficio sinistra, perché vedo che appena mollano un attimino le video, boom, torno indietro. E dunque, tra le nuove tesi di pesi sollevati da persone che si metterebbero ancora prima della mia apertura del canale a sollevare determinate cose, per cui panche non più con pesi finti ma sollevate con assistenza. Parliamo di questa cosa del poligrafo, così facciamo anche un po' di elemosina a tutti quanti quelli che non sanno più che cazzo dire. A parte le cacchiate che si sono dette in giro, se una persona vuole pizzicare, innanzitutto perché il poligrafo è stato creato? È stato creato per il semplice motivo che tutte le prove che si possono acquisire tramite un esame del sangue, di un capello, perché tutte sono in modo anche per evadere l'esame del capello, lo so perché comunque sia, ho vissuto queste cose in prima persona, per chi voleva mascherare determinati usi e non pensa che sia ridicolo dover nascondere determinate cose, però purtroppo chi fa questo sport da una vita sa, conosce i vari trucchi, soprattutto chi ha fatto uso di. Difatti, persone che parlano di naturalità, poi consigliano come far fare al signor Pici degli esami del sangue, con le voci caratteristiche che poi chiaramente vengono smentite e si incazzano. Una persona che non sa nulla di quello che è il mondo del doping, non conosce nulla, non sa segreti, non sa quello che c'è da vedere, e poi chiaramente si sono evolute le cose. Ai tempi era un po' più difficile. Oggi si può fregare, esami delle urine, esami di questo, esami di quell'altro, cambio di urine, si può fare un sacco di roba. Per quanto riguarda il poligrafo, è l'unica cosa che l'essere umano non può fregare, diciamo, per cui se sei in uno stato ansioso o sei una persona che chiaramente dice lo sa solo io ed io, ma tutto il mondo no. Se mi sgamano faccio fare una figura di merda a quelli che mi hanno sostenuto. Dico, ho sostenuto di essere natural contro tutto il mondo. Se lo verranno a sapere non venderò più una mazza. Il mio allenatore che dice che mi ha fatto mettere tot chili in 3 anni, dicendo di avere la magia, gli faccio fare una figura di cacca e tutto via via dicendo. Alcuni lasciano il lavoro per cominciare a fare l'influencer, per poi, sai, domani la gente fondamentalmente si è stancata di
di passare per quelli che sono scarti genetici. 90% sono rosiconi davvero. I primi rosicari sono proprio gli influencer. E c'è una percentuale tra il 90% che, a prescindere, non vuole neanche mettersi a provare che cos'è il bodybuilding. Prima di vedersi una genetica di merda o no, ci deve andare sotto per qualche anno, perché funzionano così, i progressi non sono immediati. Altre persone ormai sono deviati dalla nuova politica del magna che diventi grosso, ma non è così. Poi si svegliano una mattina, dopo qualche anno, dicono: cazzo, ho speso un sacco di soldi, sono più grasso. Ho fatto l'esame del sangue ed era meglio se mi bombavo, di conseguenza diventa è tutto magna, insomma. Fondamentalmente l'industria del fitness ha capito come intortarsi milioni di persone che seguono una persona per simpatia, per probabile conoscenza di questo fatto, e poi c'è alcuni millantoni e dicono: guarda che ci puoi diventare se ti fai questo culo. Chiaramente questo culo te lo devo vendere io. E per quanto riguarda il poligrafo, io penso che la naturalità, la gente non ha capito questi due fondamentali aspetti. Se io ho fatto uso 10 anni fa, andate tranquilli che dopo un anno non c'è rimasto niente, nulla. Per cui anche i vari campioni, Menzer e tutti quanti quelli che hanno deciso di levare, non di sostituire, con TRT, che poi non sono TRT, sono TRT elevate, che non possono neanche più essere ricondotte come TRT. Io sto parlando 5, 6, 700, quando va bene. Quando invece si stacca completamente, rimane un attimino quello che eri all'inizio, per cui rimane veramente quello che eri geneticamente. Chiaramente io penso che i casi di persone che hanno tolto completamente senza fidarsi, soprattutto perché sono su un qualche cosa che, facendogli fare i soldi, non possono farsi vedere in uno stato che non sarebbe neanche riconoscibile. Come Yates, quando andava in giro, non lo riconoscevano neanche più, anche se è adesso in TRT, dopo aver passato degli anni a dover uscire fuori da quello che ha fatto, perché era a un certo livello. Quando è un livello importante, il livello importante fa più danni di un livello, diciamo, meno importante in quantitativo di grammi, ve lo posso assicurare. Fa tanto la continuità, cioè per cui quanto tempo si è rimasto sotto e a che grammatura. Purtroppo funziona così. Poi le cazzate le si raccontano tutti quanti. Per quanto riguarda i vari clenbuterolo o roba varia, se facessi anche io un poligrafo e mi dicessero: hai mai usato il clenbuterolo? Io risponderei no, perché è vero, di tutto quello che ho usato, non ho usato il clenbuterolo. GH, insulina, ho fatto brevissime esperienze, ma solo l'odore mi dava fastidio. E poi non ne avevo bisogno, perché a un certo livello, solamente a un certo livello, per me va usato insulina, GH, il Vitargo, per cui tutto quello che sfascia come Dio comanda il corpo. Per cui per me non è assolutamente, non serviva a nulla, crescevo già come devo crescere e anche troppo. Vabbè, lì rimane la gente, perché in quel momento in cui una persona tira via completamente la siringa dal culo, che poi non è vero, le spalle, adesso hanno scoperto le spalle, ma non sono solo quei posti, sicuramente non ve lo insegnerò io, perché è la chiave di volta per certe persone che non aumentano. Se io 10 anni fa ho fatto uso, state tranquilli che non posso essere ricondotto come a persona che ne ha fatto uso, per cui non più natural, perché ho perso tutto. Non vi preoccupate, chiaramente le persone che sanno queste cose non gliene frega un cazzo di raccontarvi le cose. Come diceva Piero Forte, i grandi preparatori o le persone che l'hanno vissuta portando all'estremo le misure, la qualità e tutto il resto, non vi diranno mai i loro segreti. Per cui state tranquilli che quello che vi dicono sono le cazzate che vi devono dare per vendere, perché la verità è di gran lunga più divertente. Per quanto riguarda questa cosa che adesso è presa dall'ufficio sinistri, che chiaramente si schierano in massa, non in massa, vanno in massa a fare le cose. E per questo momo io ho sempre detto che, per quanto riguarda la mia versione dei fatti, questo ragazzo, che è sicuramente simpaticissimo, sicuramente ha visto dei momenti brutti
perché giù dove dalle parti sue, insomma, è dura. Per cui vieni qua in Italia, scopri questo mondo fatto di scoregge, riesco a campare molto meglio usando il mio fisico. Ma fai bene, ragazzo. Chiaramente, per quanto riguarda me, le cazzate che si dicono sulla naturalità sia sua dell'altro fenomeno genetico di Perugia, per me non servono. Per me non servono e dico questo. Per quanto riguarda il poligrafo, è un test che è stato creato perché, essendo tutto il resto passibile di truffa, per cui ti posso fregare quando voglio, lo vengo a sapere prima, le federazioni sanno che sei un influencer, ti fanno fare quello che vuoi, come l'hanno fatto a Federossi, dove gli hanno creato una categoria a parte, sanno che muovi un sacco di persone, le federazioni hanno bisogno di dindini, non di chiacchiere, di sgamarti, di farti un culo così, non serve. Partiamo per questo presupposto. Per il resto, io dico che è l'unica cosa, come è successo a Marcon quando venne a casa mia ai tempi che Dominchio, che dovrebbe venire a trovare a giorni se l'indirizzo è stato dato, diceva che era stato squalificato per 10 anni per questo. Chiaramente anche lì io l'ho visto di persona, se questo è una persona che faceva uso di doping, ahimè era meglio di no. Però comunque sia, se ha mentito, è giusto che un natural dica: oh, ma che cazzo è? Io sono un cadavere, sono un natural, sono un rosicone, quello che vuoi tu, però tu non stai usando queste cose. Magari io, usando quello che usi tu, diventerei chissà cosa. Io dico sempre, e non prendetela, uno sfortunato geneticamente non ha la giusta risposta. È inutile che prenda qualcosa, diventerebbe sì più grosso, sì più qualitativo, sì più tutto quello che vuoi, ma sempre su una genetica sfortunata. Io penso che tutti i culturisti che hanno portato freak, dimensioni, misure, qualità e questa roba bella, sono partiti con un gran culo. Io per esempio sono tornato, adesso ho mollato e sono contento di aver mollato, ma sono stato fortunato perché sono tornato più o meno come quando sono partito, per cui ero fortunatissimo già ai tempi e sono ancora fortunato nonostante io abbia, da questa fotografia qua, che avevo 17 anni e 7-8 mesi, sono passati, adesso sono 50 e va bene così. Chiaramente perdi tanta, tanta, tanta massa, la qualità può rimanere, assolutamente. Le dimensioni chiaramente diminuiscono perché portare in giro della roba che deve essere mantenuta, non naturalmente, è dura, è dura. Bisogna dare da mangiare quelle fibre lì, anche se sono molto molto contento, pensavo molto peggio. Per quelli che lasceranno sarà un incubo, perché ai tempi miei c'era un on-off molto lungo, anche durante questi anni di canale c'è stato un on-off molto molto lungo, in cui il corpo, bene o male, quando stacchi per un po', cerca di ripigliarsi, se non hai fatto qualcosa di molto sostenuto e molto lungo. La stessa cosa che faceva Yates, i segreti del grande Mensa, The Golden Boy. E il poligrafo, appunto, è stato creato per dire: se tu che mi freghi, dentro di te sai la verità, solo tu sai la verità. Di conseguenza, ansia, imbarazzo, il fatto di sapere che sei sputtanabile a mille, chiaramente fa in modo che c'è una certa agitazione. Certo, molte volte ingiustificata, e io dico che ha la sua valenza, nel senso che può essere preso soggetto a soggetto. Alcuni serial killer che sono stati presi, che avevano già fatto il poligrafo, erano stati davanti al poligrafo dicendo proprio freddamente, assolutamente in contatto con la loro psiche malata, dicendo: non ho fatto nulla. Ci sono modi di fregare questo test, alcune contrazioni delle dita, tante cose ci sono per chi legge tanto, per chi ha poi avuto esperienza, per chi l'ha provato anche per gioco. Io lo provai per gioco e chiaramente le tensioni sono differenti. Il fatto che una persona non capisca la lingua, questa è una cazzata. Il fatto che una persona rida è una cazzata, vuol dire che sei sereno, assolutamente sei in confidenza. Il fatto che una persona voglia puntare il dito per quanto riguarda un clenbuterolo, che continua a essere nominato come
Sì, allora per la gente che dice natural, drug free, allora il fatto che una persona si faccia una canna non è più natural, ma è drug free, se ho capito questo, per cui la canna farebbe qualcosa che non va, il cannabis, ma non c'entra, non ha nessuna attinenza con diventare grosso. E se una persona, come dicono i vari dementi, prende un Aulin o il nostro fenomeno genetico di Perugia, dice che non ha mai preso un Aulin, neanche col mal di testa, forse è l'unico sulla terra. Io ne ho presi tanti, sono andato in ospedale, mi sono spezzato una gamba, ho delle sfregi della Madonna, ho preso della morfina quando avevo 15 anni perché il dolore non era sostenibile, però i fenomeni sono fenomeni. Di conseguenza io non sono più natural perché ho preso una sostanza di quel tipo. Ma di che cazzo stiamo parlando? Di cosa state parlando? Tempi che furono, tra le cagate che ci davano, perché adesso sono i fit influencer, una volta c'erano i pusher da palestra che avevano voglia di vendere, recuperavano tutto, addirittura anche dagli studi veterinari. Io mi sono, ho fatto di quelle cagate che sono ancora vivo, non so perché. Di conseguenza dico, il clenbuterolo per avere le masse, la qualità, non serve a niente, niente, niente di niente. Quando una persona parla di una persona che di suo, soprattutto per quanto riguarda questo ragazzo, non è HP 90 kg, ma è meno 7. Come Callà è meno 7. Allora, Momo dice 83 in partenza, Callà era 81. Adesso vanno in gara Callà 87/88 e sono passati 3 anni, e questo invece va in gara a 100. A 100 non è un tiraggio esasperato, ma è un tiraggio buono e tutto l'anno. Che non è insostenibile, assolutamente no. Però stiamo parlando di masse che sono oltre tutto quello che una persona può fare. Immaginate quando questo ragazzo dovesse dire domani comincio. Domani lui dice io comincio perché vado a prendere a Coleman a calci nel culo. Però sono partito da una genetica natural. Questo che dà fastidio a molte persone. Io penso che comunque, a prescindere quello che sia successo in WNBF, anch'io ho contattato il Mister X, che chiaramente vuole dare esclusiva a Teo Trainer, essendo il portavoce di quella federazione, che altrimenti purtroppo il culturismo natural non interessava a nessuno, ma dal 1940. Per cui, di conseguenza, ed era un fattore che oggi il doping è stato sdoganato come è uso comune, però una volta era una qualcosa che qualcuno non si domandava neanche. Poi venne fuori che era una cosa che dovevano fare i culturisti di una certa esperienza, poi oggi è una cosa che, siccome fanno tutti, c'è gente che dice sì, vabbè, però tu ci fai i soldi. Ed è una cosa che scoccia, soprattutto alle persone che in realtà non vogliono fare il salto della barricata, per cui non faranno mai l'esperienza. Ahimè, tutti quelli che hanno esperienza nel bodybuilding hanno fatto il salto della barricata. Comunque noi abbiamo degli esperti su questo canale che sanno di allenamento, non fanno bulk a farsi il culo, sanno come devono fare determinate cose. Non sbagliano, non vanno in ospedale, anche se hanno fatto i loro errori, ma sono tutti culturisti. Per quanto riguarda questa diatriba, io dico che tutto il mondo si sa, la gente che si schiera con Momo, c'è gente che si schiera contro il Momo. Io dico che il poligrafo in questo caso potrebbe anche avere valenza nulla. Poi bisogna vedere le prove portate, come è stato fatto, le domande. La lingua non c'entra nulla, la confidenza con se stessa, l'allegria, il fatto di essere una persona che va per farlo, non essendo una persona che doveva farlo, fa in modo che probabilmente o il ragazzo non abbia capito a cosa stava andando incontro, perché le urine, se uno mi dice ma il test e le urine sono pulite, non mi interessa. Così come i test del nostro perugino genetico sono stati letti per quelli che sono, cioè un test ematico. Stop, fine. Poi sicuramente nel momento in cui io dico io ho la mia credenza e penso che dopo 35 anni di esperienza e almeno 30 intervallati di questo, quello e quell'altro, a me personalmente non mi convincono assolutamente. Potrei mettere le mani sul fuoco, ma non adesso, più avanti, se succederà che casca uno di questi, si porta dietro tutti quelli che li hanno sostenuti.